Si leva il sipario sulla 13ª edizione del Festival Teatrale Dialettiamoci. Questa edizione 2024 del Festival di Teatro Dialettale è stata presentata sabato scorso nella caffetteria del Teatro Comunale di Caldarola. Tredicesima edizione, credo un numero fausto, speriamo almeno. E arriviamo a questa edizione con un'amministrazione comunale di Caldarola cambiata, ma con una rassegna, Dialettiamoci, rinforzata. Compagnie della provincia, della regione e da fuori regione, sì. E questo mi fa pensare subito alla giornata del dialetto e dei suoi parlanti, quella dedicata agli studenti, cui hanno aderito sia gli studenti del Filelfo di Tolentino che quelli del Leopardi di Macerata, oltre ai ragazzi di Caldarola del De Magistris, e che ha avuto un grande successo di accettazione. Diciamo di pubblico no, perché li abbiamo trasportati, quindi il pubblico era in qualche modo garantito. L'interesse no, ma le dirigenti di allora e che sono ancora le dirigenti di oggi, quasi nella totalità, hanno riscontrato in questo spettacolo una autenticità che i ragazzi hanno molto apprezzato. Lo rifaremo il 14 dicembre da Pesaro ad Ascoli Piceno come lo scorso anno, perché siamo convinti che questo format, questo modo di far ascoltare, di far conoscere, di diffondere anche presso le giovani generazioni, e la lingua dialettale sia fondamentale per la nostra regione, così come per tutte le altre regioni. Per la nostra regione, che come si diceva stamattina, stenta un pochino a mostrarsi, forse per la sua atavica prevalenza, a essere abbastanza sotto traccia, a essere abbastanza restia ad apparire. Sono cinque comuni che hanno fatto da apripista ben 13 anni fa. Devo dire, grazie all'intuito del vice sindaco di Camporotondo, Emanuele Tondi, che ci tengo a citare, è stato dato il via ad una manifestazione che, al di là della professionalità con cui è stata preparata sin dalla prima edizione, è stata improntata anche in un modo moderno che quest'anno tocca l'apice, perché ci saranno le biglietterie online e quindi questo significa che chi la organizza è ben preparato, sta sul pezzo, ma soprattutto perché è stata la prima manifestazione che ha introdotto un concetto semplicissimo: chi va a teatro un obolo lo deve lasciare, perché la cultura va incentivata. Non pensiamo che con la cultura si coprano le spese per la messa in opera, però è ora di farla finita, di dare tutto a gratis, perché non funziona e non si apprezza. Al di là di questo, devo anche sottolineare come questi cinque comuni nel corso degli anni abbiano saputo dare sin da subito ampia libertà di scelta professionale all'organizzazione, che fa capo ad un personaggio che si chiama Fabio Macedoni, ma che è anche parte di una federazione come la UILT che cura questi spettacoli, e si è allargata nel tempo non solo alla provincia, alla regione, ma anche altrove. Il sindaco di Caldarola, Giuseppe Fabbroni, è un assiduo frequentatore di questo festival teatrale, come delle altre iniziative che si svolgono qui del territorio. Un bel ritorno al Teatro Comunale con Dialettiamoci 13. Sì, io ho sempre frequentato questo teatro da cittadino, adesso mi trovo in questa veste, continuo a frequentarlo e anche a partecipare alle nuove organizzazioni. Siamo molto lieti che abbiamo potuto riconfermare questo festival Dialettiamoci, perché secondo noi ormai è una caratterizzazione del nostro teatro e anche offre appunto degli spunti importanti per il nostro territorio, perché il dialetto, il dilettantismo delle compagnie sono valori che noi amiamo molto e speriamo di poterli conservare e migliorare nel tempo.